Michele De Nigris compose quando questo Te Vorrei, questo canto, questo inno? Questa marcia funebre lui l'ha composta intorno al 1890, questo è l'anno di riferimento. E poi, ripeto, ci sono state molte trasformazioni, anche realizzazioni poi bandistiche. Difatti, nel corso di questi anni non c'è una parte bandistica, per intenderci, uguale all'altra. La suonano in tanti paesi e ognuno la suona in maniera diversa, proprio perché nel corso degli anni ci sono stati vari rimaneggiamenti. E quindi siamo stati costretti, io con l'ausilio anche di mio figlio Alessio, a riformare un po' e a rielaborare queste parti per la banda, altrimenti ognuno suonava una cosa diversa ed era davvero complicato da gestire. Sappiamo che nel 1890-91 De Nigris ha musicato il settenario. Quindi è probabile, dal momento che le fonti delle esecuzioni di questo inno del Te Vorrei, Signore, sono soltanto di primo Novecento, anzi fanno riferimento agli anni 20 e 30 del Novecento, è probabile che De Nigris abbia composto la musica di questo inno, ma addirittura non l'abbia dotato di versi, e che la versificazione della musica sia opera di terzi. Questa è un'ipotesi che avanza proprio Vincenzo Lombardi sulla scorta di un manoscritto della Marcia Funebre, in cui la linea melodica del canto con le sillabe sottostanti del canto stesso sono apposte da aliena mano, come si dice in gergo. Quindi, diciamo, è un canto misterioso questo del Te Vorrei, Signore. Lino Tabasso poi modificò per banda queste note, questa partitura. È così e quando avvenne? Una prima testimonianza di questo intervento del maestro Tabasso è del 1939, perché lui, Lino Tabasso, venne da Napoli a Campobasso appunto nel 24, la prima volta, 1924. Tant'è vero che quest'anno ricorre appunto anche il centenario della sua venuta a Campobasso, oltre che il 40° anniversario della sua morte, e noi come cattedrale, insieme a Don Michele e Don Marco, abbiamo pensato, proprio in occasione di questa ricorrenza, di intitolare il coro del settenario proprio a Lino Tabasso, quindi si chiamerà Coro Lino Tabasso. Quindi abbiamo l'orchestra Michele De Nigris e il coro Lino Tabasso. Quindi questa prima testimonianza di strumentazione bandistica ce l'abbiamo
nel 1939, anche se precedentemente è probabile che ci fosse qualcos'altro, perché poi lui, da quello che si dice, sembra che abbia abbassato un po' la tonalità. E in effetti io ho dei documenti in cui riesco a vedere che ci sono delle cose diverse dal punto di vista proprio di questa tonalità, perché sono state dette tante cose. La tonalità originale di questa marcia funebre è Fa minore, e poi abbiamo delle trascrizioni per banda addirittura in Mi bemolle minore, che secondo me è la cosa migliore. Questa del linota basso è in Re minore. Io non so perché poi c'è stato questo ulteriore cambiamento, perché abbassare di un semitono da Mi bemolle minore a Re minore è davvero molto poco. Io credo che questo sia derivato dal fatto che si utilizzava poi questa partitura per il settenario, ma per la partitura di armonium. E allora chi suonava l'armonium probabilmente in Mi bemolle minore aveva qualche difficoltà, quindi in Re minore era più semplice anche suonare. Forse dipende da questo. Tabasso, nel trascrivere per banda la partitura della Mater Dolorosa, diventata il Teco Vorrei Signore, dalla originaria tonalità del Fa minore o addirittura Sol minore, secondo la testimonianza di Don Armando Di Fabio, Tabasso, nomen est omen, abbassa la tonalità a Re minore. Che cosa significa in poche parole? Significa che quel canto che sarebbe stato difficile per le gole di gente non educate al canto, nella tonalità Fa minore e Sol minore che sono più alte, diventa accessibile, quindi reso popolare e alla mercé di tutte le ugole campobassane nella tonalità del Re minore. Il potente e suggestivo Teco Vorrei Signore è il canto che De Nigris compose per il gruppetto di voci già formate che nella processione del Venerdì Santo accompagnavano il Cristo morto. Fu poi il maestro Lino Tabasso a trascrivere l'opera per banda. Don Armando Di Fabio, che è una figura che ha fatto tanto per questa processione del Teco Vorrei, nell'esibire le copie fotostatiche riconducibili a Lino Tabasso, che ha operato negli anni 30 la trascrizione per grande banda della parte musicale, Don Armando sosteneva che l'originale del De Nigris, donato a questa chiesa di Santa Maria della Croce, fosse conservato presso una fantomatica cassetta di sicurezza di una banca di Campobasso. Ecco, questo insomma ha tutto il sapore di una leggenda metropolitana, però mi è stata riferita dal mio ex professore di religione alle scuole medie, Don Armando Di Fabio, figura carissima e simpaticissima, e musicista eccelso. E ha diretto il coro fino al 2011. Diciamo che l'ha portato alle altezze attuali. Senza il suo operato non ci saremmo arrivati. La processione del Venerdì Santo a Campobasso quando nasce così come oggi la conosciamo? Ogni centro abitato del Molise e di altrove esprimeva il proprio dolore penitenziale il Venerdì Santo a conclusione di un periodo di penitenziale che è la Quaresima, scandita dagli avvenimenti che la Quaresima comportava, tenendo presente che nei nostri paesi l'uscita più grossa in assoluto, intendo dire uscita come spesa, che le nostre comunità sostenevano, erano le spese per il quaresimalista, per il predicatore che, venendo da fuori e preceduta eventualmente da una buona fama, si incaricava di tenere per 40 sere nelle chiese parrocchiali dei nostri centri la predica
quaresimale. La processione del Venerdì Santo a compimento di questo percorso, quindi che ci fossero delle processioni, è fuor di dubbio. La processione del Cristo morto fino agli anni 30 del Novecento era una processione di rango ridotto dal punto di vista emotivo, di impatto emozionale e di partecipazione del popolo rispetto agli altri riti della Settimana Santa, rispetto in modo particolare alla processione dell'addolorata mattutina. Si teneva senz'altro, però con esiti non grandiosi, non monumentali. Tanto è vero che la stampa del tempo, parlo degli anni 20, ne accenna in termini ironici, ricordando figure che la animavano, questa processione del Venerdì Santo, a livello proprio di derisione. E non sembri, diciamo, blasfemo quello che sto dicendo. In quanto c'era, e qua i crociati e i trinitari tornano a galla sotto diverse vesti, c'era in atto una lotta tra le classi agiate dei Campobassani, facendo capo agli impiegati, ai bottegai, ai commercianti, ai danni del contadiname. Contadiname agganciato ai vecchi riti, la nuova classe, chiamiamola dirigente, comunque di potere, invece che propugnava per riti più imponenti, più al passo con i tempi, ci fu una lotta feroce tra la curia e alcune fette dei confraternita del clero, già in essere nel 1912, ma che poi andò a concludersi e a trovare il suo apice nei primi anni 30 del Novecento. Il Papa Pro Tempore aveva emesso una disposizione di riforma dei riti popolari, i quali dovevano essere sganciati da quella sorta di patronato appunto popolare per essere ricondotti in modo particolare al patronato della Chiesa, nelle figure del vescovo e dei sacerdoti. E in modo particolare questo aspetto andò a investire la processione del venerdì mattina, che era anacronistica, e quindi, diciamo, la Chiesa campobassana, in primis Monsignor Romita, che dal 27 aveva lasciato la sede boiana e si era trasferito a Campobasso, approfittò di questa lettera apostolica, chiamiamola così, per riformare questo aspetto particolare e quindi ricondurre alla processione del pomeridiana, dopo la passione, dopo le ore di agonia di Cristo, lo spazio temporale che le aspettava. E quindi in quest'ottica di riconsiderazione dello spazio e del tempo e di esaltazione di quelli che dovevano essere i canoni della solennità e della imponenza del rito, va fondata la processione che noi conosciamo oggi. Prima data di uscita di questa processione è il 1934, oggi sono esattamente 90 anni. Tenendo conto che per i motivi di cui dicevo prima, egregiamente illustrati, e rimando per i dettagli al libro di Vincenzo Lombardi, la processione del 1933, della settimana del Venerdì Santo del 1933, addirittura non si tenne. E fu quindi in questa ottica di solennità e di imponenza da ricondurre la processione attuale, e va ricondotta anche la solennità da assegnare al canto del De Nigris, che in questi anni per la prima volta viene citato dalla stampa come una egregia composizione del De Nigris.